Gioca e vinci con noi! Il ritorno al Morgagni del Forlì si concretizzava grazie al derby con l'Imolese, con l'obiettivo di rimettersi in marcia dopo il KO casalingo col San Giuliano City di 3 settimane fa e il beffardo pareggio col Borgo San Donnino. I biancorossi se la dovevano vedere con una squadra, quella rossoblù, che si era congedata dal campionato strappando una vittoria convincente sul Certaldo e poi aveva rincarato la dose in Coppa conquistando l'accesso alla semifinale contro il Trapani. Ma è un Forlì molto voglioso, già al 5° minuto le proteste, il contatto Brandi su Babbi, contatto che inizia fuori area, si concretizza dentro, tutto regolare per il direttore di gara che sarà sollecitato tantissimo quest'oggi, il signor Elella di Milano, e infatti ci spostiamo di appena 5 minuti, Bonandi splendido per Greselin, fallo commesso in area di rigore da parte di Mattiolo in questa inedita posizione di ultimo uomo, non c'è l'espulsione, c'è però il rigore per il Forlì, c'è l'esecuzione vincente di Babbi, 1-0, dunque non valutato un intervento genuino, non passibile come detto di rosso dal direttore di gara, mentre invece è l'Imolese qui a reclamare un contatto, questa volta tra Visani e Mattiolo, applicato più o meno lo stesso metro visto in precedenza, tutto regolare in questa circostanza, e allora si procede un po' a strappi, ma adesso è l'Imolese che deve fare la partita, deve cercare di rimetterla in carreggiata con questa battuta respinta dalla difesa del Forlì, ma altro cross dalla destra, l'inserimento e il colpo di testa sul fondo, grande chance questa per Raffini, poteva essere il pareggio, mentre invece per il Forlì ci sono spazi invitanti in contropiede, conclusione però questa centrale da parte di Lolli, un Lolli che poi cerca di rimettere il pallone al centro, non ci riesce, dunque niente da fare in questa circostanza, ma invece Mattiolo si guadagna forse un po' furbescamente il rigore su questo contatto con il portiere Pezzolini. A inizio ripresa l'errore precedente di Taffa che aveva generato questo episodio, calcio di rigore questa volta per l'Imolese, dal dischetto la trasformazione vincente di Raffini, 1-1 tra le due formazioni, tutto da rifare, si apre una nuova partita con le due squadre che si affrontano a viso aperto, qui c'è la grande opportunità per l'Imolese, la sciupa Capozzi viene rintuzzato proprio sulla riga di porta praticamente, e allora attenzione al Forlì che mette in profondità questo pallone controllato da Babbi, ancora Greselin, si guadagna un altro penalty. Un tocco ingenuo questo di Daffè, lo vediamo, salta letteralmente l'uomo, viene sgambettato, nessun dubbio per il direttore di gara, altra possibilità per il Forlì dal dischetto e l'esecuzione del neoentrato, ma affidabilissimo dal dischetto, sicuramente Merlonghi, il gol che vale il 2-1 per quanto riguarda il Forlì, ancora Merlonghi a illuminare la scena con un ottimo stop, pallone giostrato per questo, in questa imbucata meravigliosa effettuata da parte di Lolli per Pecci che sbaglia, ma come vediamo Forlì che può agire in contropiede, questo è spaziale come contropiede, scappa via letteralmente con questa chance per poter chiudere tutto rosso, il miracolo di Lauke Zemis, e allora contropiede, la ripartenza dell'Imolese, palla che arriva sul secondo palo, il colpo vincente che sembra tale, non è così, Diaby coglie la traversa e poi spreca tutto in maniera incredibile Brandi, poteva essere il due pari, insomma una partita che sta diventando incandescente, altra chance per l'Imolese con questo tiro di Manes negli ultimi minuti di gara, ancora il Forlì in attacco, chiude l'attacco per evitare guai peggiori in difesa, siamo ormai negli ultimissimi secondi dei 5 minuti di recupero concessi dal direttore di gara, non cambia più nulla ed è una notizia in una partita così ricca di colpi di scena, Forlì vittorioso.